Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video, siamo qui, sempre su Skyrim che hai Cosa fai, vuoi borseggiarmi? Non ho paura di te, anche se sono eh, neanche io Sì, ok Ci voleva rubare dell'oro, siamo con un altro personaggio, il classico che avete visto anche nei video vecchi Quando abbiamo... siamo andati a recuperare questo martello che voi state ora vedendo con i vostri occhi, se no non avete visto il video andatelo a vedere, fa parte sempre del creation club detto questo siamo qui nuovamente oggi con un video diverso dagli animali non andremo ma che è oggi tutti che mi parlano sopra buonasera dicevo oggi andremo a vedere un qualcosa sempre che fa parte del creation club un luogo e ora vi mostrerò la missione intanto voglio ringraziare tutti quanti voi per i like e i commenti del video Prima di questo, il video precedente, vi ringrazio veramente di cuore. Ringrazio tutti quanti coloro che sono riusciti ad arrivare fino alla fine nel guardarlo. Grazie che avete ascoltato anche il mio discorso finale. Se non l'avete fatto, andatelo subito a fare. Detto questo, siamo pronti per andare a vedere la missione. Allora, la missione, eccola qui. Milewatch si chiama Indaga su Milewatch. Non so se si pronuncia in questo modo. Ho sentito parlare di una torre misteriosa a est di Mortal. Se abbandonata potrebbe tornarmi utile. Già qui si capisce che questo luogo potrà essere utilizzato da noi, dal nostro personaggio, come luogo, diciamo, di, di protezione, come dimora. Vedremo se ci saranno i letti. Non lo so. Però sarà sicuramente un luogo che noi potremo farci qualcosa all'interno. Come ci arriviamo velocemente, perché ragazzi, farci una camminata da qui a Mortal non mi pare il caso. Al massimo facciamo il viaggio veloce, appunto, a Mortal, per poi arrivare fino a qui, a Milewatch. Allora, andiamo e facciamo un bel viaggio veloce. Eh, io sono più un tipo Ma che è oggi? Che cos'è? Cos'è? Cos è uguale a quell'altro? È uguale... uguale a quella di, di White Run. Pure questo... Ma sono tutti uguali? Ma lei è uguale? Teletrasporto veloce anche lei? Beh, questi bambini Skyrim sono pericolosi e saranno e rimarranno sempre pericolosi. Prendiamo in mano il nostro martello. Oh! Ma che è? Chi è? Ah, è uno di quegli insetti? Un insettino schifoso? Lì giù? Intanto, mentre, vabbè, ce lo guardiamo dopo Questo, ragazzi, è un luogo aggiunto Da questa mod del Creation Club Questa costa da 400 monetine E la vedremo ora con calma Questo video sarà esplorazione uh, Lì c'è un cadavere che dobbiamo parlarci Allora, speriamo di ucciderlo con questo martello Speriamo di non morire Qui noi rischiamo di morire, però Se non ci curiamo... Rischiamo, Curati. Ok, benissimo. Ragazzi, sto usando il martello anche se non ho abilità e punti sopra. Le, appunto, armi a, a due mani. Come lo uccidiamo? Quel rasoio? Quel rasoio così a coltellate proprio? Alla grande. Perfetto, è morto. Oh, no, no, il veleno. Questo significa, ragazzi Andarsene in giro Senza praticamente armatura Senza difesa E sperare di uccidere Un insetto velenoso con un pugnaletto Carissimo amico mio No, ho sbagliato Mannaccia a me che mi sono dimenticato i tasti Vabbè, uccidiamolo in questo modo Tanto penso di farci Dai, 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 dai Aspetta, mettiamo la cura Attivala però altrimenti muori lo stesso Moriremo Lo so che moriremo Scappa figlio mio Mamma quanto toglie il veleno comunque eh? Per fortuna che abbiamo abbastanza magica Da utilizzare praticamente cura all'infinito Sei pronto? Leva tantissimo leva Vieni qua Guardalo 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 guarda Ok cura di figliolo, altrimenti moriamo. Perfetto, ce l'abbiamo fatta in un modo molto grezzo. Ma a noi non ci interessa. Noi siamo qui per un altro motivo. possiamo tutto quanto. E osserviamo il luogo in questione. Siamo qui a Mirewatch. Siamo in questo modo. Questa torre. Ora la andremo a vedere anche più da vicino. E qui abbiamo un cadavere morto. Una nota... Il diario di Hans, tomo magico fiamme, torcia, corazza e pugnale di ferro. Il diario attiva il sigillo quando l'occhio lo sarà avvolto dalle fiamme. Il consiglio svelerà la strada. Ecco forse perché ci ha dato, cioè ci dà la possibilità, se voi mettete caso, non. Eh... Non sei riusciti, no? Nel, Nell'apprendere l'abilità fiamma, lui vi darà fiamma, C'è cioè il libro lo potete leggere. Ho sentito quello eh, stupido di Sindar Sid, ripeterlo più volte, con l'alito che gli puzza di birra come se fosse una poesia. Con quel suo cappuccio scuro si potrebbe pensare che sia un incantesimo pericoloso, ma finora nessuno ha ricevuto consigli. E nessun folletto è apparso negli armadi. Quelle parole sono innocue. Sono solo eh, farne indicazioni di un ubriacone. Di tutti i padroni delle locande solo io gli ho dato corda. Abbiamo parlato condividendo una bottiglia di Onigbrief e il secchio che conoscevamo bene. Non ci sto capendo nulla. Così, quando l'elfo ha tirato le cuoia, eh, mi ha lasciato tutti i suoi averi. In mezzo c'era un sacco di spazzatura, compresa la proprietà esclusiva del secchio, e un libro di incantesimi scritto in una strana lingua morta. Proprio mentre stavo iniziando a maledire quel vecchio stupido per avermi lasciato la sua spazzatura, sono sbuocati due oggetti di valore: una mappa e delle annotazioni su una torre del ben mezzo delle paludi. Eccola qui. Solo dopo averle lette ho capito che le sue parole da ubriaco non erano parte di una poesia, erano istruzioni, un modo per entrare. Ora che sono qui le cose sono ancora più chiare. La parte sul consiglio continua a non avere alcun senso, ma l'occhio è il sigillo di pietra. Di questo ne sono certo. Ma mentre sembra funzionare, l'ho avvolto con le fiamme della mia eh, fiaccola. Ho tagliato legna per ore per creare un falò così alto da dar fuoco alla luna. Ancora niente. Forse il, il sigillo può essere spezzato solo con la magia. Ed ecco qui per il libro di incantesimo fiamma. Beh, se quel pazzo ubriaco può imparare a lanciare incantesimi, posso farlo anche io. Ho il libro di quel bastardo, devo solo capire cosa c'è scritto. Ma devo fare in fretta. A quanto pare il fuoco attira ogni tipo di creatura di questo maledetto. Acquitrino, spero di riuscire a sopravvivere abbastanza a lungo da scoprire quel, tes quel te quale tesoro si nasconde all'interno. E qui il nostro Hans non ci è riuscito, è morto ancora prima di, di riuscirci. Come vedete, ha il legno che con cui ha cercato appunto di accendere il fuoco. Come dice il diario, ha la fiaccola e ha. L'incantesimo che però lui non era in grado di interpretare e leggere. Quindi non era in grado di lanciare incantesimi. Il nostro caro amico: Annotazioni sulla torre di Sindar. Uh, questa è un'altra cosa. Perché non penso che sia questa la torre. Noi ce lo prendiamo. Però c'è un'altra nota ancora. Cerca in Hans: prendiamo la bottiglia. Legge annotazioni, nelle profondità delle paludi di Pialmarsh, dove i rami sono nodosi e la nebbia fitta, giace una torre di provenienza oscura, ok, è questa. Sono in pochi nella provincia osano dire il nome Milewatch, ok, e quelli che lo fanno accompagnano le loro parole con apprensione e timore. Eppure il mio interesse per la torre non fa che crescere, e quindi dedicherò la mia vita a scoprirne i segreti. Bellissimo. Continua, ok. Quello che riesco a dedurre sul suo passato viene dal suo presente. Dal taglio della pietra agli incantesimi di difesa che ha attorno, ogni cosa è un indizio. Una firma riconoscibile a una mano e una penna. Il sigillo di pietra a protezione dell'entrata non è altro che l'occhio di Magnus, un simbolo del retraggio di Shalidor. Il suo sguardo ardente, oltre che fuori da Mirewatch, si trova anche, ora ci dirà dove, All'Accademia di Winterhold. Bella questa? È possibile che i maghi caccia eh, cacciati dall'Accademia si siano creati un loro cammino? Domanda. È solo una teoria, ma sento che potrebbe essere giusta. Comunque, senza sapere cosa passasse per la mente dei suoi occupanti, i segreti della torre rimarranno purtroppo fuori porta portata per lui, però perché ora noi entreremo all'interno. Però, come vedete, abbiamo degli indicatori che spero che non siano dall'altra parte del mondo. No, sono vicini. Quindi andiamo. Allora, prima di tutto uno ci dice Ah, continua a dirci eh, su di lui cerca in ansia. Ah, ok, dobbiamo prendere il diario e forse anche Tom e una torcia. Prendiamo tutti, l'ho letto, completa indaga. Andiamo. Intanto alziamoci qui. Forse possiamo accenderlo. Allora, prima di tutto, andiamo su magia e impugniamo distruzione fiamme. Può essere questo. Si accende? No, non serve. Ok, qui abbiamo questa torre, ragazzi: eh, veramente bella. Ci sta anche come locazione. Abbiamo qui l'occhio che sicuramente dobbiamo attivare con il fuoco. Ok. Completata, attiva il sigillo. Oh, un coniglio magico. Che sta andando. Ok, qui. Bellissimo. L'abbiamo attivato. Entra in Marwatch. Siamo pronti per entrare. Da quel che dice il nostro Hans, dal luogo di alcuni maghi che sono scappati e fuggiti da da Winterhold e si sono creati appunto il loro nascondiglio il loro luogo andiamo entriamo in Watch andiamo un po' a vedere cosa c'è di bello al suo interno per poi salutarci ragazzi perché il video già sta durando un casino di tempo devo caricarlo poi vado al lavoro e voi invece vi beccate il video completata abbiamo finito quindi la missione questo è il luogo. È una torre, eh, penso che non eh, ci si possa salire. Abbiamo molte librerie, abbiamo un letto di proprietà nostra? No, non puoi dormire nei letti altrui, ragazzi. Quindi questo luogo è occupato da qualcuno. Da chi? Non si sa. Letto anche questo di proprietà, quindi, noi non possiamo utilizzarlo per dormire. Qui abbiamo del cibo, una tavolata, possiamo utilizzare il forno, ragazzi, per cucinare le nostre pizze, le nostre torte. Poi abbiamo eh, un manichino per metterci l'armatura, quindi, ci daranno la possibilità delle monete. Abbiamo cassaforte che non possiamo. Eh, aprire nel senso possiamo aprirla ma all'interno non c'è nessun oggetto. Abbiamo un letto nostro, nostro, che possiamo dormire, c'è un libro sotto. Camminare per il mondo, ok, non è un libro che penso che racconti la storia. La moglie del taglialegna Abbiamo dell'oro. Ricetta, pozione di cura, malattie, interessante, abbiamo delle pozioni. Galleria Mirewatch, ragazzi. Possiamo entrare anche dentro questo, questa porta magica. Però prima di entrarci, vediamo un po' qui sopra. Dei libri. Diario di Anora. Questo ragazzi ve lo lascio a voi le curiosità. Eh? Comprate questo DLC. Solo su Play 4 Xbox One. Penso non so sul computer. C'è un diario. Poi se al massimo ci torneremo a leggerlo. Poi abbiamo altri libri. Un bel focolare qui al centro che ci sta. Devo dire bella, molto accogliente, mi piace a livello di, di struttura. E andiamo a vedere qui la galleria, non penso che ci siano anche armi, ci sono oggetti, ci sono borse di monete un po' ovunque. Andiamo nella galleria, andiamo a vedere cosa c'è di interessante in quest'altra parte di questa torre. Oh, siamo ancora più in alto penso. E qui ragazzi, è come una dimora, abbiamo la possibilità di metterci tutte quante le nostre armature, addirittura possiamo posizionare le nostre gemme, non ho giustamente l'oggetto richiesto, altre armi, altre armature. Abbiamo il tavolo della pozione con tantissimi ingredienti, qui per chi ama di voi le pozioni si può divertire in un modo pazzesco. Abbiamo ragazzi la forgia, calderone, c'è qui Ah, no, ok, no. Possiamo fare. Ok, possiamo sistemare solamente i lingotti. È tanta roba. Possiamo, abbiamo il cavalletto. Possiamo anche qui. Possiamo prendere le varie radici, che sicuramente, ragazzi, queste radici cresceranno. Nel senso, se io le vado a prendere e poi passano su per giù una radice, una pianta, penso che abbiano 14 giorni. Ogni 15 giorni ricrescono. Io penso sicuramente che questo è predisposto, che qui le cose ricrescono. Ed è questo è fighissimo perché voi potete continuamente andare a recuperare gli oggetti che vi servono per poi creare le vostre pozioni. Poi abbiamo il, il banco da lavoro, abbiamo la mola e qui abbiamo praticamente tutto quello che è necessario. Abbiamo anche dei, dei bastoni. No! Usa l'incantatore del bastone. Non hai i componenti. Ragazzi, possiamo creare i bastoni. Puoi riempire una gemma dell'anima. Ragazzi, questa cosa è fighissima. Questo cos'è? Cerca. Ah, oh, usa incantatore. Ok, fa parte del. del. Diciamo, del... dell'oggetto per incantare. Tutti, quindi tutte teche, tutte teche. Qui abbiamo anche qui la possibilità di mettere tutte le maschere dei sacerdoti del drago con le altre anche de delle espansioni di Dragonborn e compagnia bella. Altre armi, tantissimi armadi per mettere anche le vostre armature. Veramente bella, è questo il, il tutto, questo lume di candela ci sta, questa lucetta ci sta. Ragazzi, cosa dirvi? Questo... Eh, io sono entrato da qui, ok, da lì. Questo è tutto, ragazzi. Io vi ricordo come sempre di... di lasciare un bel like. Grazie, lasciate un commento e, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!